Chi ci separerà dall'amore di Cristo? La domanda posta dall'Apostolo Paolo introduce le sfide del suo tempo, e cioè la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, i pericoli, la spada. Per venire subito a noi oggi, non è stato difficile interrogarsi sulle sfide della città e del territorio reatino, a partire da alcuni elementi statistici che verranno presentati in una prossima pubblicazione che va sotto il nome di RIDATA. Se dovessi trovare un'immagine per dire come siamo messi, penso alla nebbia. Sì, esattamente quell'atmosfera avvolgente che dalle prime ore del giorno fino a metà mattinata ci tocca sopportare. La sensazione che genera la nebbia è di immobilità e di disorientamento, ma poi quando la nebbia si dirada si intuisce la vitalità e la fecondità dell'acqua che rimette tutto in movimento. Rieti, e un po' la piana, è effettivamente come avvolta nella nebbia, spesso immobile e invisibile. Ma questa è soltanto una faccia della medaglia. Quando si alza la nebbia, qualcosa si muove e accade di scoprire un capitale di risorse inutilizzate. Siamo obiettivamente, non solo qui nel centro d'Italia, ma in tutto il nostro paese, siamo dentro un declino che procede dal 2013 ad oggi, con dati certificati. Il calo demografico, la contrazione dell'industria e perfino dell'agricoltura, la frammentazione sociale e di conseguenza l'impoverimento culturale. Tuttavia, ad un'analisi più approfondita si scoprono tendenze interessanti. Ad esempio, sapevate che cresce il settore dei servizi e aumenta la presenza di imprese certificate bio? Anche la salute migliora in questo nostro territorio se si considera mortalità per tumore e malattie del sistema nervoso, ma soprattutto se si guarda agli stili di vita e all'indice di sportività. La formazione e l'educazione scolastica poi raggiungono a volte buoni standard di qualità, ma non bisogna abbassare la guardia e si richiedono nuovi investimenti. Che fare? Se le cose stanno così, il futuro non deve trovarci immobili e disorientati, ma deve trovarci per via e soprattutto orientati verso uno sviluppo che fa leva prima sul benessere che sul ben avere. La visita di Papa Francesco, che domenica scorsa è venuto nella Valle Reatina, è stata, penso sia un'opinione condivisa da tutti voi, come il diradarsi della nebbia e l'affermarsi della luce in mezzo a queste giornate brevi e buie. Cosa ci ha regalato questa visita a Greccio, seguita in TV da più di 6 milioni di persone? Vorrei richiamare per concludere almeno tre doni. Il primo è stato il dono dell'unità. Ci ha fatti ritrovare il Papa tutti insieme, istituzioni e cittadini, chiesa e popolo, scuola e società civile, mondo del volontariato e delle professioni. Quando si fa corpo e si sceglie di non dividersi in nome di campanilismi, interessi di parte, posizioni di rendita, si sta già investendo sul futuro più di quello che si immagini. Dichiarare la propria identità comune
prima che frammentarsi in tanti piccoli borghi, è la strada per far lievitare un territorio in mezzo ad un mondo che è sempre più piccolo e globale. Il secondo dono che ci ha fatto il Papa è stato il riconoscimento di ciascuno. Ci ha fatti sentire importanti col suo inconfondibile stile, fatto di serenità e di pacatezza. Papa Francesco si è avvicinato a chiunque. Se non fosse stato per qualcuno che ogni tanto lo richiamava a fare presto, visti i tempi contratti, a partire dai disabili, ai bambini, dai frati, ai preti, alle suore, dalle autorità alla gente. Riallacciare i legami tra di noi, intensificare le relazioni, moltiplicare i contatti tra le diverse generazioni, questa sì che è una risorsa indispensabile per non lasciarsi svuotare dall'isolamento e ingrigire dalla tristezza. E infine, il terzo dono che ci ha regalato Papa Francesco è stato quello della tradizione, simboleggiata dal presepe, che è una cosa viva che non si accontenta di tornare al passato, ma chiede di essere interpretata in modo nuovo e vitale. La tradizione del presepe, ad esempio, non è riprodurre l'identico sempre uguale a se stesso, ma provare a ricreare l'autentico segno francescano ogni volta con creatività. Concludo. La rivoluzione gentile che in pubblico qualche volta ci si augura, salvo poi in privato smentirla e perfino ridicolizzarla, è una possibilità alla nostra portata. Rispetto allo scorso anno qualcosa si muove, ma c'è molto da fare e molto ancor più da portare avanti, sapendo che, come affermava il poeta Pessoa, c'è tra me e il mondo una nebbia che impedisce che io veda le cose come veramente sono, come sono per gli altri. Ci aiuti Santa Barbara, che questa sera ci vede qui riuniti. Ella non tenne per sé la sua fede e il suo martirio ha indicato la via per trasformare una società decadente e bisognosa di nuova energia spirituale.